Buongiorno amici e amiche di Sarrobus Turismo. Oggi per la nostra puntata dedicata all'eccellenza del Sarrobus Gerray ci troviamo nel comune di Muravera. Ci troviamo esattamente nella laguna di Ferage. Scopriremo l'attività di pesca condotta dalla cooperativa di Ferage, appunto, e anche il loro meraviglioso ittiturismo. Venite con me. Gian Piero, tu fai parte della cooperativa dell'ittiturismo Ferragi. Quanti siete, prima di tutto? Noi siamo 8 soci, Otto soci. siamo 8 soci, sì. Quando avete iniziato? Abbiamo iniziato, la cooperativa è nata nel 76. Tra i fondatori c'era anche tuo padre, Sì, giusto? Quindi è proprio c'era anche mio padre, una questione di famiglia. sì, è vero, siamo da bambini qua nei peschieri, dunque siamo cresciuti qua nelle peschiere. Che tipo di pesci vengono allevati nella laguna? No, allora, la laguna più che altro è tutto pesce selvatico, no, 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 si può allevare solo le orate e le spigole, anche se noi facciamo solo un semi-intensivo perché noi prendiamo solo le orate allevamento, ma le mettiamo, sono pesci selvatici raccolti dalla peschiera, messi nel catturati nella foriere e lasciamo un periodo nella foriere per farlo crescere, anche perché i pesci orate che scappano dalla laguna sono quelli scappati dai cormorani, dunque dobbiamo decidere o lasciarli chiusi noi e proteggerli con le reti o lasciarli mangiare dai cormorani. Dunque abbiamo deciso di farli crescere, allevarli noi, quei pesci, e farli crescere noi. E poi ci sono la pesca nella foriere, sono tutti pesci selvatici, pesci di laguna, di mare, diciamo, non sono allevamento. Tra l'altro, poi ci avvicineremo proprio sul molo e vedremo come avviene la cattura dei pesci, che viene fatta ogni mattina, giusto? Ogni mattina, sì, dipende dalla insomma, quanto pesce serve nelle pescherie. Allora, poi tutto il pescato viene portato nei vostri punti di vendita, che ricordiamo sono Sì, due. sono due, sono una a San Vito e una a Urbe Olea Specioso. E Speciosa. poi abbiamo l'ittiturismo Sì. qua nel Allora, posto. il funzionamento della peschiera è abbastanza semplice. Il pesce va sempre controcorrente, ogni 6 ore ci sono le maree e il pesce quindi o entra o esce. Giusto, Sì. Giampiero? Allora, queste zone di cattura sono nate per la pesca e queste strutture lavorano sulla pesca sempre con le maree. Quando c'è l'alta marea, che cioè l'acqua del mare entra nella laguna, Sì. siccome essendo anche l'acqua più fresca, il pesce dalla laguna viene attirata anche verso il mare, dunque entra in questa apertura qua e entra nel lavoriere. Questo lavoro si fa ogni 6 Ogni ore. 6 ore. Praticamente la guardia che c'è di turno ogni 6 ore deve chiudere e aprire, che poi però funziona anche in un altro modo, perché il pesce e ogni tipo di pesce ogni mese, cioè anche, di solito esce anche quando c'è da porre le uova, dunque quando la mormora adesso questo periodo che ha le uova Sì. vuole uscire verso il mare per deporre le uova, anche il tipo di mugginetti all'Izaramala c'ha le uova e questo periodo vuole uscire verso il mare, però insomma, la struttura di cemento delle zone di cattura funziona con l'alta marea. Ok, mi fai vedere un attimo la chiusa? Allora, quando c'è alta marea, noi apriamo questa qua. La tavoletta, in questo piccolo spazio che voi vedete, sono 12 centimetri, possono entrare anche spigole di 12 kg. Dunque, non vedete, no, no, Non no, non importa è la essere la dimensione, sì. dimensione. E poi, quando c'è la bassa marea, questo va chiuso, perché sennò i pesci che ci sono nei lavorieri arrivano via, Ok. capito?
Tra l'altro poi questa, come abbiamo già visto, è un tipo di pesca molto sostenibile. Vedevamo appunto gli operatori pescatori che sceglievano il pesce in base alla taglia, quindi non viene pescato tutto, ovvero viene pescato e poi quello che non rientra nelle dimensioni consentite viene rigettato in laguna. Allora Massimo, abbiamo messo i pesci sul banco, li abbiamo lavati, adesso voi li mettete nelle cassette, adesso giusto? Adesso li mettiamo nelle cassettine e li portate presso i posti. Li portiamo nei nostri punti di vendita. Che sono, ricordiamolo? A San Vito, a San Vito. Via Nazionale 156, a Olia Speciosa, vicino al banco di Sardegna. Giampiero, a un certo punto la peschiera, la vostra cooperativa, ha deciso anche di fare dei cambiamenti, delle innovazioni. Avete iniziato ad allevare pure le ostriche, giusto? Sì, giusto. Prima di tutto voglio portare i saluti da parte della cooperativa e ringraziarvi. Ebbene sì, siamo nella laguna di Feragi. Questa laguna è praticamente, la cooperativa è nata nel 1976, che prima, qualche anno prima, insomma, dei ragazzi si sono messi in testa di fare i pescatori, dunque si sono quasi impossessati di questo stagno, che prima era anche privato. Nel 76 poi la regione ha vietato le lagune sarde di essere di proprietà privata, e dunque hanno dato le concessioni. E praticamente ci sono fatti la cooperativa del 76 e poi piano piano la cooperativa si evolve, perché questa è nata con 36 ettari. Poi negli anni 80 hanno cominciato i dragaggi, dei dragaggi fino ad arrivare agli 86, praticamente la peschiera da 36 ettari è arrivata a 80 ettari. E dunque poi piano piano sono iniziato a fare gli allevamenti di cozze, di pesci, adesso le ostriche, che adesso stiamo andando proprio all'allevamento di ostriche, dove ne prendiamo qualche d'una, così vediamo anche il prodotto per far mangiare ai turisti. Sì. Poi. Poi la cooperativa, insomma, è sempre cresciuta e dunque abbiamo anche pensato di far nascere anche l'ititurismo, non solo per un servizio, ma anche per fare anche, insomma, ma far mangiare il prodotto locale della peschiera ai turisti che vengono, le tradizioni dei menù. Poi vediamo più avanti, vediamo il menu che facciamo, la cucina, sono delle prebatezze che oggi nelle famiglie sono dimenticate, qui noi cerchiamo nuovamente di farle mangiare. So che una delegazione giapponese anni fa vi ha fatto visita, che erano molto interessati al vostro modello di ititurismo. Sì, anni fa sono venuti questa delegazione. E sono rimasti molto contenti sia della location, perché non c'è niente da dire, mi sembra, e poi anche sui piatti, perché anche loro hanno gradito molto i piatti di tradizione, come lo scabeccio, come la fregola, gli spaghetti alla bottarga. Sono cose che loro praticamente non mangiano di frequente. Hanno sempre detto che chi viene a mangiare in questi posti viene a mangiare o nel turismo o nei B&B, insomma nell'agriturismo, non possono trovarlo di certo in un ristorante giapponese, dunque di conseguenza vengono tranquillamente, vengono più decisi di venire in Sardegna per andare a mangiare, non il turismo. Giampiero, questa è un'ostrica. Voi avete un allevamento di ostriche, però tu mi dicevi che le ostriche che sul mercato ci sono da poco tempo qui in Sardegna, ma tu le hai conosciute da ragazzino? Sì, noi insomma avevamo iniziato con le ostriche negli anni 90, quando ho iniziato la sperimentazione l'Enea tramite la Camera di Commercio. Da lì abbiamo iniziato proprio l'allevamento, però noi qui le abbiamo conosciute al naturale, sì, sì. Cresciute naturale, ostriche grandi, ostriche anche da mezzo chilo, un chilo, però erano al naturale, attaccavo le rocce fuori, dunque non era in allevamento. Conoscevamo le ostriche, ma no tipo di ostriche in allevamento. Adesso le ostriche, il classico ostrica è questa pezzatura, sì, dagli 70, 80, 90 grammi, come la desiderano, come va anche in ristorazione. No, oggi non andrebbe più un'ostrica da un chilo a mezzo chilo, non andrebbe più, è impossibile anche la vendita. Non sarebbe commerciale? No, non sarebbe commerciale. E oggi cerchiamo di fare ostriche 70-80 grammi, 100 grammi.
La prepezzatura giusta. Che poi servite nel vostro ittiturismo, e giusto? Questo adesso, sì, adesso questa, le prendiamo, andiamo all'ittiturismo, anche stasera dobbiamo lavorare e dunque ce l'abbiamo pronte anche questa sera. Turismo a circa 60 posti a sedere, giusto? Sì, circa 60 posti è solo esterno. Solo esterno per le misure sì. Anti-Covid. Tra l'altro poi voi collaborate anche con le strutture della zona, con i bed and breakfast, sì, gli hotel, sì. Giusto? Sì, sì, no, noi ci fa molto piacere collaborare con i B&B perché oggi sappiamo tutti che i B&B è uno e lo del diffuso di oggi, c'è poco da dire, ormai non ci giriamo attorno, dunque ci fa molto piacere collaborare con i B&B. Ci fa molto piacere quando arriva un cliente che mi dice ci ha mandato il B&B tale, arriva un altro cliente e mi dice ci ha mandato il B&B, insomma vuol dire che c'è una sintonia tra noi, sì. E come giusto deve essere, anche perché non solo fare favore a noi ma anche portare un servizio, sì. a un turista che viene in Sardegna e mandarlo dove può mangiare le cose genuine o visitare, sì. una location. Ma se qualcuno volesse prenotare, voi avete sia una pagina Facebook, giusto? Sì, abbiamo la pagina Facebook e poi tu il numero di telefono, può prenotare tranquillamente, può chiedere informazioni sul menu, sulle persone celiache, insomma, abbiamo tutte le informazioni. Le informazioni. Allora, Giampiero, finalmente ci sediamo, sicuramente sei sveglio da molto presto, giusto? Sì, da presto. Da prestissimo. Allora, scabeccio, polpo, cozze, ostriche, tutto rigorosamente della peschiera di Ferasci. Adesso arriverà anche una meravigliosa fregola e a proposito di rete, di quello che parlavamo prima, vino di Castiados, vino bianco che se non sbaglio ha vinto anche un prestigioso premio proprio poco tempo fa. Sì, 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 insomma vogliamo anche che i turisti siano anche, insomma, di farli assaggiare anche il vino delle cantine di Castiados perché giustamente dobbiamo promuovere anche un vino locale. Certo. È prestigioso, ha vinto anche dei importanti premi e dunque insomma la scelta del turista insomma può scegliere anche un vino buono, sì. A prescindere del vino che c'è nella casa può benissimo scegliere un vino bottigliato della cantina di Castiados. Abbiamo del rosato, del vino bianco e del nero. Va bene, adesso non dobbiamo fare altro che aspettare la famosa fregola di Fisio, bravissimo, tra l'altro. Adesso arriva la fregola, così. Versi tu o verso io il vino? Faccio io. Fai tu, fai il giorno dedicato. La fregola. E buon appetito. Grazie. Allora Giampiero, un brindisi. Complimenti. Grazie. Alla vostra cooperativa. Veramente bravi, niente, vi aspettiamo tutti all'ittiturismo di Ferasci. Noi amici e amiche di Sarabusturismo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Continuate a seguirci, metteteci chiaramente i like e iscrivetevi soprattutto al nostro canale YouTube. Ciao grazie, a tutti. Grazie mille, grazie.